Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le top news. Spese del sindaco Marino, Procura di Roma apre un fascicolo, Fondo Monetario Internazionale, rivisto al rialzo il PIL italiano. Sinodo, Papa, comunione e divorziati non è l'unico tema. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo sulle spese del sindaco Ignazio Marino sulla base degli esposti presentati da Fratelli d'Italia e dal Movimento 5 Stelle. Il fascicolo, al momento, è senza ipotesi di reato né indagati. L'avvio dell'indagine è stato disposto dal procuratore capo Giuseppe Pignatone. Negli esposti, Fratelli d'Italia e Movimento 5 Stelle ipotizzano il reato di peculato. Il Fondo Monetario Internazionale migliora la stima sulla crescita dell'Italia. Il PIL, rispetto all'ultima previsione di luglio, segnerà più 0,8% nel 2015 e più 1,3% nel 2016. Il tasso di disoccupazione in Italia si attesta al 12,2% quest'anno per poi calare all'11,9% nel 2016. Il Fondo Monetario sottolinea che il dato rimane alto nell'area euro, soprattutto fra i giovani. La dottrina cattolica sul matrimonio non è in questione e non è messa in discussione in questo sinodo sulla famiglia. Parole di Papa Francesco. Il pontefice esorta i padri sinodali a non lasciarsi condizionare e a non ridurre l'orizzonte di questo sinodo, come se l'unico problema fosse il tema della comunione divorziati e risposati, invitando a tenere presente l'ampiezza dei lavori del sinodo sulla famiglia. Le incursioni russe nei cieli turchi non sono incidenti. E questo è il nuovo duro attacco della NATO a Mosca per i raid in Siria. A lanciare l'accusa è il segretario generale Jens Stoltenberg, che si è detto preoccupato per i raid che non stanno colpendo lo Stato islamico, ma opposizione e civili. Sugli sconfinamenti dei MiG russi, il segretario NATO afferma che non sembra trattarsi di un incidente, è stata una violazione. La copertura vaccinale nel nostro paese è al limite della soglia di sicurezza. A lanciare l'allarme appello è il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Walter Ricciardi, per il quale questo è un fenomeno preoccupante che può diventare drammatico. I dati dell'Istituto, infatti, registrano un tasso di vaccinazioni al di sotto degli obiettivi minimi previsti dal Piano Nazionale per la Prevenzione Vaccinale. Tempo autunnale sull'Italia, soprattutto al nord e al centro. Da domani piogge si concentreranno su tutte le regioni adriatiche, dal nord-est fino alla Puglia. Venerdì sera un nuovo ciclone, proveniente dal Nord Africa, inizierà a far peggiorare il tempo sulla Sicilia, poi Sardegna e quindi il resto del sud. Piogge, temporali, possibili nubifragi, smottamenti e frane potranno interessare gran parte delle regioni meridionali.